Buonasera gentili telespettatori, siamo giunti alla finale del secondo torneo amatoriale dei quartieri presso i campi del centro sportivo USA Sport di fronte a piscina comunale. Stasera siamo giunti alla finale, le due finaliste sono la squadra dell'Acqua Nuova e la squadra della Don Bosco. Dopo una lunga cavalcata durata per circa 3 mesi, le due finaliste si sono imposte sia nelle quarti di finale sia nelle semifinali e stasera sono qui a giocarsi la partita conclusiva del torneo. Il torneo ha visto impegnate 12 formazioni, tutti denominati con nominativi dei quartieri per dare luce alla nostra città di Caltagirone, e questa è stata una bella cosa, non nelle solite squadre con nomi un pochettino di fantasia, ma dare nomi dei quartieri della città di Caltagirone per noi come organizzatore era una cosa importante. Fra qualche istante andremo in diretta con la partita. Intanto, visto che abbiamo un paio di minuti fino a che le squadre prendono un pochettino la forma riscaldandosi, vi elenco i nominativi delle due formazioni. Chi scende in campo? Per quanto riguarda la squadra dell'Acqua Nuova abbiamo il portiere numero 1 Paolo Franco, poi in ordine sparso D'Amico Giuseppe numero 99, Miseremini Giuseppe numero 5, Arcolino Salvatore numero 3, Beninati Antonino numero 8, Domenica Francesco numero 21, Salonia Giuseppe numero 9, Russo Agrippino numero 7, Gibaldi Angelo col numero 90, Rizzari Francesco col numero 69, Beninati Thomas col numero 10, Beninati Simone col numero 11 e Beninati Omar col numero 20. Gli allenatori, i dirigenti sono Giovanni Beninati e Vincenzo Mistretta, il presidente della società Acqua Nuova, della squadra Acqua Nuova, e il signor Floridia Francesco. Per quanto riguarda l'Andon Bosco, del presidente Campo Fabrizio, nonché responsabile e allenatore della stessa, il numero 1 è Parisi Giuseppe, il numero 9 Scimonelli Davide, il numero 8 Benefico Andrea, il numero 7 Di Michino Mario, il numero 5 è Salaffia Steven, il numero 90 è Indovina Andrea, il numero 98 è Puglisi Andrea, il numero 2 è Cairone Nello, il numero 17 è Emolo Giacomo, il numero 22 Lamendola Diego, come detto allenatore responsabile Campo Fabrizio. Ringraziamo anche per la serata i numerosi spettatori accorsi al Pino Buongiorno, sia per quanto riguarda la finale del quinto Memoria alla Puzza che si è svolta qualche istante fa, ha vinto la squadra dei Calatini per 3-1 contro la squadra di Cappadonna. Ringraziamo come organizzazione e come centro sportivo il canale 66 dell'amico e direttore Michelangelo Lentini e tutta la redazione di canale 66 che si occuperà delle immagini sia per quanto riguarda la partita in corso che della premiazione finale della stessa e di tutti i partecipanti del torneo. Stiamo aspettando l'arrivo dell'arbitro che sancisce l'inizio della partita. Anche stasera volevo ringraziare gli arbitri che si sono dati seguito ogni sera. Il primo, uno su tutti, Nuccio Maltese, Sebastiano Maltese per l'esaltezza, poi Luciano Cinardo, il sottoscritto Davide Di Benedetto e Fabio Amato. Siamo quasi pronti per iniziare questa telecronaca. Ricordo che le due formazioni sono arrivate fin qui dopo circa 3 mesi di campionato, hanno dato vita e a mio modesto parere sono le due formazioni che meritano di essere stasera qui in finale. Aspettiamo ancora qualche istante. Stiamo vedendo, intanto volevo ricordare che al torneo nella serata finale di stasera avremo ospiti
parte dell'amministrazione comunale di Caltagirone, avremo ospite la matrina dell'evento Oriana Arcerito, avremo ospite alcuni ex giocatori gloriosi del Caltagirone, nonché dirigenti, avremo ospite anche il presidente dell'FC USA Sport, Aldo Sinatra. Fra qualche istante inizierà la partita, nel frattempo diamo voce alle immagini. Tutto quasi pronto per l'inizio della finale. Vediamo le due squadre schierate all'inizio del campo per fare il loro ingresso. Aspettiamo la direzione arbitrale del signor Nuccio Maltese. Quasi pronto, ecco l'ingresso in campo delle due formazioni. Ricordo ancora Acquanuova e Don Bosco. Ecco, le due squadre si stanno per schierare, per salutare, prima si salutano tra di loro e poi salutano il pubblico, che devo dire è abbastanza numeroso, a dimostrazione che il torneo è stato seguito per tutto il periodo estivo. Ecco il saluto nei confronti del pubblico. L'applauso esposto da parte del pubblico alle due formazioni e fra qualche istante si inizia. Per quanto riguarda le formazioni titolari, almeno iniziali della finale, vediamo per quanto riguarda l'Acquanuova, portiere Paolo Franco, il numero 3 Arcolino, poi abbiamo Giuseppe D'Amico, Thomas Beninati, Russo Agrippino, Ciccio Rizzari o Francesco Rizzari e Angelino Gibaldi. Per quanto riguarda invece la formazione della Don Bosco, il portiere Parisi e il numero 2 della Don Bosco Cairone, poi centrale abbiamo Indovina e Benefico, a centrocampo Davide Scimonelli e nel reparto diciamo più avanzato il numero 22 che è Diego Lamendola e il numero 5 Steven Salafia. Tutto quasi pronto, l'arbitro ha comandato alle panchine di stare tranquilli, di stare sereni. Aspettiamo il fischio d'inizio del signor Nuccio Maltese. Pronti, partiti. Inizia la finale del secondo torneo dei quartieri amatoriale del centro sportivo USA Sport. La palla in questo momento è sulla parte difensiva della Don Bosco. Benefico, che ricordiamo è un mancino, prova un lancio per il numero 2 che viene contrastato da Beninati e c'è il primo fallo, se ne accorge l'arbitro, giusto. Sulla palla il numero 7 dell'Acquanuova Russo, cercherà sicuramente di mistare la palla su Beninati, Thomas, e Thomas la dà indietro al portiere Paolo Franco. Paolo Franco riapre il gioco sull'out sinistro, ancora Russo in possesso pallo, prova un lancio, ma diciamo la misura è sbagliata, fa preda il portiere Parisi, che nel frattempo cerca di far ripartire i suoi, però sbaglia un appoggio, quindi fallo laterale battuto dall'Acquanuova. Ancora in avanti l'Acquanuova, prova, vince un contrasto Lamendola,
apro sulla sinistra dove arrivo velocissimo Andrea Benefico e calcia in porta, la palla sorvola la traversa. Benefico, ricordiamo, classe 91, un esterno sinistro, di piede anche mancino, quindi un giocatore abbastanza sia sotto l'aspetto tecnico che tattico importante. Ancora Andrea Benefico, apre per Steven, gira la palla centralmente per Davide Cimonelli che prova a lanciare lo stesso Sarafica, ma la palla va sulle braccia del portiere Paolo Franco. Apre il gioco l'acqua nuova, Ciccio Rizzari che fa l'attaccante, cerca di fare una sponda ma viene anticipato, ancora recupera palla D'Amico che la scambia con Thomas Beninati, la gira all'indietro per Pino Russo che lo attaccano in due e c'è un fallo laterale in favore dell'acqua nuova. Sui pressi dell'out sinistro Peppe D'Amico lancia Pino Russo ma viene anticipato fallosamente secondo la decisione dell'arbitro da parte di Davide Cimonelli e quindi punizione in favore dell'acqua nuova. Sul pallone il solito Thomas Beninati col numero 10, il portiere Peppe Parisi vuole due uomini in barriera, infatti Davide Cimonelli farà il secondo, anzi in questo caso il primo. Batte Thomas Beninati, cerca Peppe D'Amico centralmente, svirgola Peppe D'Amico e sbaglia praticamente l'imbatto sul pallone, la palla finisce sul fondo, quindi rimessa dal fondo battuta da Parisi, Parisi per Andrea Benefico. Benefico cerca di superare i propri avversari, poi trova un esterno, voleva trovare l'attaccante Lamendola ma è stato anticipato. Ancora Benefico, parte palla a piede e un mancino bravissimo, gran tiro di Andrea Benefico dalla lunga distanza, bravissimo a sua volta l'esperto portiere dell'Acqua Nuova Paolo Franco. Quindi due azioni pericolose registriamo per quanto riguarda la squadra del Don Bosco, una con Benefico, la seconda sempre con lo stesso Benefico, quindi l'uomo più pericoloso in questo istante fino in questo momento è Andrea Benefico. Parte il lancio ancora da sinistra verso destro, la palla stavolta finisce in valore laterale, ancora Thomas Beninati che la scambia con Pino Russo, Russo cerca di saltare un avversario, ci riesce, prova ad aprire il gioco a sinistra, Beninati, Thomas arriva, pallone tagliato in mezzo, non ci arriva nessuno, azione abbastanza pericolosa per i colori delle maglie fucsia dell'Acqua Nuova, quindi un'azione che si è conclusa con un nulla di fatto, nessuno è arrivato all'imbatto con la palla. Ancora riparte il gioco sempre e comunque da Andrea Benefico dall'out sinistro e anche stavolta il lancio è stato leggermente sbagliato. Ancora fallo laterale, D'Amico la gira per Russo, viene attaccato da Cimonelli, riesce a recuperare la palla il Don Bosco, ma ancora Gibaldi si destreggia al centro del centrocampo, scarica su Thomas Beninati, Beninati cerca il lancio per l'attaccante che fa un movimento, Gibaldi a tutto e tutto col portiere, bravissimo Parisi a rimanere all'impiedi e quindi azione pericolosa da parte del avanti Gibaldi dell'Acqua Nuova, mentre è stato bravo il portiere Giuseppe Parisi. In questo istante l'arbitro riavvede una punizione battuta dal numero 2 della squadra Don Bosco Cairone, lancio lungo, niente da fare, palla al portiere. Riapre il gioco Paolo Franco sull'out destro, Gibaldi cerca di servire un compagno libero, ci riesce Thomas Beninati che prova il tiro dalla distanza ma la palla sorvola alta sulla traversa. Ancora Peppe Parisi alla battuta dal fondo campo, palla scaricata a Diego Lamendola che cerca di superare un pallone avversario, non ci riesce, viene fermato da Pino Russo. Pino Russo apre su Gibaldi, Gibaldi cerca un uno contro uno, non gli riesce, ancora la palla scorre dietro nel reparto difensivo, recupera la palla il Don Bosco ma bravissimo a rientrare Thomas Beninati e toglie la palla. Ancora scambi corti tra Gibaldi e Thomas Beninati,
colpo di tacco a servire Thomas Benedetto, prova l'apertura Thomas ma non ci riesce, la palla viene spazzata via da Andrea Indovina senza rischiare nulla e palla che finisce in fallo laterale. Fallo laterale che si accinge a battere Salvatore Arcolino, ancora servito uno scambio col portiere, riceve ancora la palla, prova a sfondare sull'out di destro, bravissimo in volo Andrea Indovina a sbogliare la matassa. Ancora Thomas Benenati, cerca di saltare due avversari che in due commettono fallo. Fallo sulla linea di quasi di centrocampo, sulla palla il numero 7 Russo e il numero 10 Thomas Benenati. Fischia il direttore di gara, Pino Russo, prova la battuta ma la palla va alta sulla traversa. Rimessa dal fondo ancora del portiere numero 1 Giuseppe Parisi. Parisi gira la palla sul numero 2, Cairone. Cairone porta la palla, cerca di lanciare l'attaccante Lamendola che è bravo a tenerla in campo, tiene in campo la palla, riesce a conservare il pallone, però poi allo stesso modo cerca il tiro in porta un po' defilato e bravo anche questa volta, in questa occasione, il portiere dell'Acqua Nuova. Ancora Pino Russo si libera e sbaglia l'imbatto col pallone. Ancora Steven Salafia che cerca di superare Gibaldi in velocità, ci riesce per la prima volta, ci riesce per la seconda volta, mette la palla in mezzo ma nessuno dei suoi compagni è pronto a ricevere il pallone. Ancora Gibaldi, out destro del campo, apre la palla per Ciccio Rizzari che è lasciato inspiegabilmente solo dentro l'area di rigore, calcio in porta, però la palla esce di un buon 10 cm al lato dal palo. Quindi ancora riparte Cairone, Cairone cerca centralmente di servire il suo ma non ci riesce, Pino Russo scambia con Gibaldi, Gibaldi ancora per Pino Russo, attenzione il portiere esce, era buona l'occasione ma il portiere è stato bravo nell'uscita, poi la palla è andata al centrocampo dove Gibaldi ha provato la volée a volo ma sbagliando completamente misura. Mentre c'è il primo cambio della partita per la squadra del Don Bosco, esce il numero esce Di Michino se non mi ricordo male ed entra, no scusate, è entrato Di Michino, numero 7, sì, è entrato il numero 7, è uscito il numero 5 Steven Salafica. Rimessa dal fondo battuta da Paolo Franco, Paolo Franco cerca i suoi avanti ma non li trova, brava la difesa a chiudersi del Don Bosco ma la palla è ancora nei piedi dell'Acqua Nuova che gira, ancora Andrea Benefico. Partita molto bloccata, c'è molta una fase di studio fino adesso tranne qualche situazione pericolosa da entrambe le parti. Ancora Gibaldi prova a girare la palla sul palo opposto del portiere ma la palla si spegne a fondo campo. Quindi stavo dicendo partita molto studiata tatticamente. Entrambe le due formazioni non si sono sbilanciati nemmeno una volta, però è chiaro che ancora siamo all'inizio, quindi c'è la paura prima di non venderlo e poi di fare il gol.
ma in questo caso ancora l'Acquanova che sotto l'aspetto tattico è più avanzata rispetto alla Don Bosco, gira palla sempre con il solito Angelo Gibaldi che serve Ciccio Rizzari, bravissimo a stoppare la palla ma viene rimballato il suo tiro da sempre l'onnipresente Andrea Benefico che prova dall'esterno sinistro un interno piede. Prova anche lui a mettere la palla al palo opposto del portiere, però la palla anche in questo caso si spegne sulla rimessa dal fondo. Cambio per quanto riguarda la squadra dell'Acquanuova, esce un ottimo Francesco Rizzari fino in questo momento, al suo posto entra uno dei veterani del torneo e della squadra Acquanuova, Simone Benenati, che prova subito, fa capire subito le sue caratteristiche, subito si è girato e ha calciato in porta, ma niente da fare, la palla è andata sul fallo laterale, sulla rimessa dal fondo. Quindi assetti tecnici e tattici un pochettino cambiati, ci sono state due sostituzioni, una per parte, però ancora la partita non riesce a sbloccarsi, ci stanno provando ma secondo me anche molto così con nonchalance perché hanno paura di prendere il gol. Infatti attenzione, c'è uno contro uno, prova al centro, non arriva, di testa di Michino, buono il cross dall'esterno destro di Cairone ma non arriva di Michino per pochi centimetri all'impatto con la palla di testa, ancora la palla viene diciamo così rinviata dal portiere Giuseppe Parisi. Thomas Benenati cerca sull'esterno di tenere la palla, ci riesce, viene attaccato da Lamendola che gli recupera la palla, ancora giro palla per Benefico, prova il tiro dalla distanza, Andrea Benefico, palla che si spegne lembe tra le braccia del portiere Paolo Franco. Ancora c'è un fallo visto dal signor Maltese a favore dell'Acquanuova. Ancora l'Acquanuova in avanti, scambio Russo Gibaldi, però recupera palla Scimonelli che fa partire uno dei suoi tiri, però è bravo anche questa volta il portiere Paolo Franco. Partita che ancora non si sbocca, però un po' di emozioni ci sono stati, un po' di tiri in porta anche se devo dire non troppo pericolosi, però la partita secondo me da un momento all'altro potrebbe sboccarsi, quindi diventare più aperta e diciamo così tecnicamente più spettacolare. Ancora il numero 10 dell'Acquanuova Thomas Benenati scarica la palla dietro a Paolo Franco che stoppa col destro e calcia col sinistro, la palla finisce in fallo laterale. La partita in questo momento sta vedendo una fase offensiva da parte del Don Bosco, chiuso da Totò Arcolino, mentre possiamo diciamo così, essere soddisfatti e contenti per il pubblico che stasera sta diciamo così, deliziando le tribune del centro sportivo Osasport, abbastanza numeroso nonostante diciamo che siamo il 2 di agosto, quindi magari pensiamo più alle ferie, più al divertimento che a una partita di calcio, però questa dimostrazione che il torneo è stato abbastanza seguito, quindi è un motivo d'orgoglio. Mentre ancora la palla è sul fallo laterale, battuto dal solito Andrea Benefico che la gira per Indovina, ancora scarica la palla per Benefico, la gira di nuovo per Indovina, gira la palla per Cairone salta il suo diretto avversario, prova la palla a mettere in mezzo ma è bravo D'Amico al primo momento ad anticiparlo, recupera ancora Cairone,
Cairone gira per Lamendola, prova la forbiciola, bel gesto da parte di Diego Lamendola, che con una mezza sforbiciata ha cercato di fare l'1-0, non la palla che si spenda per poco fuori dai pali del portiere Paolo Franco. Diciamo tecnicamente questa è una delle più belle azioni fino in questo momento che ci ha regalato la partita. Un grande gesto tecnico, anche se devo dire Diego non è ultimo a queste situazioni. Ancora l'acqua nuova in avanti, Simone Benedetti riesce a superare, prova il calcio in porta e subisce una gamba tesa a mio modo di vedere, bravo in questo caso l'arbitro maltese a vedere la gamba tesa. Ancora la palla, calcio di punizione, Thomas Benedetti alla battuta del pallone, Benedetti e Gibaldi, un destro dovrebbe battere a girare, vediamo se c'è uno scambio corto tra i due per cercare la conclusione in porta. Piazzata la barriera con tre uomini da parte del portiere Giuseppe Parisi. Stiamo aspettando il fischio del signor maltese. Scambio tra i due, Gibaldi esce la barriera e blocca il portiere del Don Bosco. Ancora il Don Bosco in avanti, sempre Andrea Benefico. Cerca il traversone per Lamendola, ma bravo questa volta Peppe D'Amico che di petto serve il portiere Paolo Franco. Ancora Paolo Franco riapre per Giuseppe D'Amico, porta palla a Giuseppe D'Amico, cerca Simone Benedetti, ci riesce, scarico per Russo, apertura a sinistra per Gibaldi, ma è bravo ancora Andrea Benefico a intervenire e diciamo così liberare la propria difesa. Ancora fallo laterale in favore dell'Acqua Nuova. Palla in avanti, ma la fa sua Peppe Parisi che serve ancora, manca a dirlo, Andrea Benefico, si fa 60 metri di campo e prova il calcio in porta, anche stavolta Paolo Franco riesce a respingere il pericolo. Ancora Davide Scimonelli, perde palla stavolta, scambio Thomas Gibaldi con Benedetti Gibaldi. Gibaldi ne protegge la palla, commette fallo su Davide Scimonelli, punizione al limite della difesa, gira la palla sempre Benefico per Cairone, prova il lancio a sinistra, esce Paolo Franco, smanaccia Paolo Franco e poi riesce anche a evitare il fallo laterale e diciamo così riesce a dare la palla al collega avversario Peppe Parisi. Peppe Parisi prova di servire l'attaccante Lamendola, non riesce per la buona copertura di Totò Arcolino. Ancora il solito Andrea Benefico cerca di diciamo così di costruire il gioco passa attraverso le proprie potenzialità di tutta la squadra di Don Bosco. Ancora Benedetti, bravo ancora Andrea Benefico, prova Scimonelli, il tiro dalla distanza, palla che si spegne leggermente alta sulla traversa, ma c'è stata una deviazione, quindi calcio d'angolo a favore del Don Bosco. Si appresta a battere lo stesso il numero 7 del Don Bosco Di Michino, Mario Di Michino. In avanti per la Don Bosco abbiamo il numero 90 Andrea Indovina, il numero 22 Diego Lamendola. Parte il corner di Michino, ma l'arbitro si avvede di un fallo nell'area dell'Acqua Nuova, quindi fischia una punizione a favore dell'Acqua Nuova.
partita ancora che non riesce a sboccarsi, sempre 0-0 il risultato. Ancora Thomas Benenati salta un avversario, prova a saltare un altro, scambio con il fratello Simone Benenati, però stavolta è brava la difesa da Don Bosco a chiudersi. Ancora la palla a Lamendola, che trova, cerca e trova un tunnel a favore di diciamo a sfavore di Peppo D'Amico, e guadagna allo stesso modo un calcio di punizione. Calcio di punizione sull'out destro, battuto dal numero 2 Cairone Nello, che si appresta a battere questa punizione. Cairone batte la punizione tesa, ma c'è stata una deviazione del difensore Arcolino, che ha messo la palla in corner. Corner battuto sempre dall'out sinistro, stavolta sulla palla è Andrea Benefico, batterà sicuramente forte e tesa, infatti è così, la palla però è centralmente. Ancora prova il calcio il numero 2 della Don Bosco, e palla che si spegne in fallo laterale. Fallo laterale battuto dal solito Giuseppe D'Amico, scarica la palla centralmente per Salvo Arcolino, cerca Simone che fa un bellissimo scarico su Pino Russo, Pino Russo gira la palla su Thomas Benenati, apertura sull'out destro per Gibaldi, bravo ancora l'onnipresente Andrea Benefico a sbogliare la matassa. Ancora Simone Benenati, scarica per Salvo Arcolino gira la palla per D'Amico, D'Amico per Russo, Russo si libera del suo diretto avversario, scarica la palla per Simone Benenati, un paio di finte e poi prova il tiro che viene rimballato, attenzione ci può essere un uno contro uno e palla che non viene sfruttata al massimo dal numero 7 Mario Di Michino, e palla che si spegne alta sulla traversa. Sempre 0-0, diciamo sotto l'aspetto del possesso palla l'Acquanova ha avuto la meglio infine in questo momento nei confronti del Don Bosco, ma per quanto riguarda le occasioni da gol, diciamo così, azioni pericolose, dobbiamo dire che in questo momento sono due per parte o se non tre, ma diciamo così bollati tanti come situazione di gioco. Ancora Gibaldi che con i suoi giochetti cerca di servire Pino Russo, mette la palla, attenzione questo potrebbe essere il batto, è così, Gibaldi ha fatto un numero dei suoi, ha scaricato la palla a Pino Russo che è stato bravo e soprattutto lesto nel calciare in porta trovando il portiere della Don Bosco, diciamo così, non preparato, quindi portando il vantaggio la squadra dell'Acquanova di mister Giovanni Benenati. Quindi Acquanova 1, Don Bosco 0, in rete il numero 7, scusate, il numero 7 giusto, Russo a Agrippino, quindi Acquanova in vantaggio, si è sbloccata finalmente la gara, speriamo che sia un buon avvio per vedere un po' più di azione da gol e vedere un po' più di spettacolo, però devo dire il gol che ha sbloccato la partita è stato di bellissima, è stato ben convenzionato, ben fatturato da parte di Gibaldi e concluso, rifinito da Pino Russo. Ancora il Don Bosco cerca di reagire, Cairone cerca di portarsi la palla a destra, salta a diversi avversari e la palla finisce rimessa dal fondo. Ancora il portiere Paolo Franco prova a servire Simone Benenati ma non riesce. Ancora Benefico a diciamo liberare la propria difesa, quindi fallo laterale battuto da Simone Benenati, Benenati la gira all'indietro per il portiere Paolo Franco che
forse diciamo così non se ne avete, quindi regalano praticamente un calcio d'angolo al Don Bosco, battuto da Salafica che è rientrato nel frattempo in campo. Ancora il numero 2 Nello Cairoli prova il tiro, porta bellissima sta affilata del numero 2 che va a colpire il palo, contropiede da parte d'acqua nuova, bravo questa volta a chiudere subito Andrea Indovina, e finisce in questo momento il primo tempo tra gli applausi degli spettatori, quindi il primo tempo Acqua Nuova 1 Don Bosco 0. La rete è messa a segno dal numero 7 dell'Acqua Nuova, Russo Agrippino, o meglio conosciuto come Pino, dopo uno scambio ben fatto, ben costruito da parte di Gibaldi. Quindi in questo momento abbiamo il risultato finale del primo tempo, Acqua Nuova 1, Don Bosco 0. Vediamo se possiamo intercettare qualcuno delle panchine, se ci dà l'ok il nostro regista Michelangelo Lentini. Andiamo, diciamo così, entriamo tra il riposo delle due squadre. E vediamo di capire qualche situazione. Magari proviamo ad così, trovare il presidente della società Acqua Nuova, Francesco Foridia, che se si mette in favore di telecamera. Buonasera Francesco, come buonasera, va? Buonasera a voi. Salutiamo i telespettatori di Canale 66 e il direttore della televisione Michelangelo Lentini. Come va? Ma va bene, il risultato è ottimo, per ora stiamo vincendo 1-0 al momento. Facci i complimenti alla società USA Sport per questa meravigliosa organizzazione. Il fatto dell'idea di avere il campionato a quartiere, che è una cosa veramente molto molto carina e organizzata anche bene. Ecco, quindi oggi tu sei il presidente della società Acqua Nuova, tra virgolette, società nel senso una squadra. Quindi hai fatto tutta la stagione e oggi sei in finale, ti auguro un in bocca al lupo, crepi, per il continuo. Grazie, crepi il lupo, grazie. Nel frattempo, visto che ancora la partita non è iniziata, andiamo a intervistare, vediamo Steven Salafica a volo così, come va? Stanco? Abbastanza. Abbastanza. Finito il primo tempo, 1-0 per quanto riguarda. Mettiamoci a favore della telecamera così Canale 66 ci inquadra, meglio ti inquadra. Cosa pensi di questo primo tempo, soprattutto cosa speri per il secondo tempo? Niente, abbastanza combattute, squadre equilibrate, ci stiamo divertendo come giusto che sia, vediamo, tanto ci stiamo stancando, però è importante divertirci. Io personalmente come centro sportivo vi faccio i miei complimenti a te, a tutta la tua squadra e soprattutto ai responsabili della tua squadra, speriamo che finisca nel migliore dei modi, ma comunque sia, a prescindere dal risultato, sappiamo tutti che avete fatto un percorso straordinario, quindi vi auguro un in bocca al lupo per il secondo tempo. E ti ringrazio a te, a tutta la organizzazione ci ha permesso di essere qui stasera, di riunirci, speriamo nel secondo tempo. Va bene, ti lasciamo le fatiche calcistiche, nel frattempo recuperiamo la nostra posizione, andiamo vicino alla telecamera. Nel frattempo sta quasi per iniziare il secondo tempo della partita. Quindi ricordiamo, gentili telespettatori e chi si mette in ascolto di Canale 66 e di questa partita, che il risultato per il momento è Acqua Nuova 1, Don Bosco 0. La rete di Pino Russo dopo uno scambio con Angelo Gibaldi, quindi sta per iniziare il secondo tempo, si aspetta l'arbitro, già le squadre sono in campo. Allora siamo quasi pronti per l'inizio del secondo tempo, ricordo la finale del secondo torneo amatoriale dei quartieri presso i campi del centro sportivo USA Sport. Le due finaliste stasera sono l'Acqua Nuova del mister Giovanni Benenati e la Don Bosco del mister Campo Fabrizio, risultato che si è chiuso con il parziale di 1-0 grazie al gol messo a segno nel finire di primo tempo da Pino Russo, quindi 1-0 risultato iniziale. Diamo il via al secondo tempo.
Iniziato Simone Benedetti al calcio di inizio del secondo tempo, la gira la palla per Gibaldi, e per Pino Russo, ancora Gibaldi, gira gioco su Peppe D'Amico. Ricordiamo che alla fine di questa partita trasmetteremo con l'immagine tutta la premiazione dei due tornei, del torneo dedicato, il quinto memoria dedicato a Giacomo Lapuzza, e del torneo, il secondo torneo amatoriale dei quartieri, dove nel complesso abbiamo avuto la partecipazione di 18 gruppi sportivi, con circa 200-250 atleti che hanno preso parte ai nostri tornei organizzati dal Centro Sportivo Sasport. Mentre assistiamo al primo tiro in porta del secondo tempo, ad opera di Thomas Benedetti. È stato bravo in questo caso il portiere Parisi a respingere, ancora Thomas Benedetti, c'è stata una deviazione, smanaccia il portiere della Don Bosco e butta la palla in fallo laterale battuto da Simone Benedetti, e la palla è arrivata a Arcolino, che ha provato la volée, ma la palla si è spenta alta sulla traversa. Volevo ricordare che nel corso della premiazione verranno premiati tutti i gruppi sportivi che hanno partecipato al torneo, e avremo dei premi, dei riconoscimenti personali a molti atleti che hanno preso parte a questo torneo. Abbiamo sfilato una classifica di, diciamo così, dei top team 7, dove ci sono diversi giocatori di diverse squadre, tra cui due di questi sono in questo momento in campo, uno è Simone Benedetti e l'altro è Davide Scimonelli, quindi rispettivamente il numero 9 della Don Bosco e il numero 11 dell'Acqua Nuova. Poi ci sono altri 5 elementi che fanno parte della Top Team 7, li ricordiamo brevemente: abbiamo il giovane Matteo Persico, che giocava con la squadra ex Sassari, ma attenzione, mentre c'è un gran tiro di Andrea Benefio che si spegne sulla traversa. E quindi pericolosa la Don Bosco, che con questa fa due pali praticamente, quindi diciamo così meriterebbe anche sotto questo aspetto il gol del pareggio, ma non arriva per questione di poco, perché purtroppo la traversa e i pali fanno parte, diciamo, del gioco, quindi automaticamente chi difende viene difeso dai pali e dalla traversa. Ancora la Don Bosco, che mi sembra più spigliata in questo secondo tempo a trovare conclusione in porta, ma ancora l'Acqua Nuova con Benedetti che cerca di servire il fratello Simone Benedetti, ma non gli riesce. Ancora palla in questo momento a centrocampo, quindi stavo ricordando, gentili spettatori, che la Top Team, attenzione, mentre c'è un'azione pericolosa ancora della Don Bosco, attenzione, salva sulla linea di difesa praticamente il difensore dell'Acqua Nuova, quindi azione pericolosa da parte ancora della formazione della Don Bosco. Quindi a dimostrazione del fatto che sta premendo un pochettino di più in questi minuti iniziali del secondo tempo. Quindi vediamo se riesco a completare il discorso. Top Team, dove ci sono diversi giocatori che ne faranno parte, come avevo detto un giovane classe 2000, Matteo Persico, poi abbiamo Antonio Abate, un attaccante in forza alla squadra del San Pietro, uno dei veterani del calcio, diciamo, giocato sia a livello, diciamo, federale che amatoriale. Poi altri componenti, come abbiamo detto, Simone Benedetti, abbiamo detto di Davide Scimonelli, e poi ci sono Vincenzo Scroppo della squadra del San Giorgio, un ragazzo di Mirabella, e poi gli altri due sinceramente in questo momento non mi ricordo, lo diremo subito dopo durante la premiazione. Quindi torniamo alla partita, calcio di punizione a favore della Don Bosco.
parte sicuramente un tiro in porta di Benefico col sinistro, bravissimo, però la palla si alza sulla traversa, niente da fare, sempre 1-0 per, in favore della squadra Acquanuova. Paolo Franco si accinge a battere la rimessa dal fondo, palla lunga a cercare Simone Benenati che spalla a spalla con il difensore Andrea Indovina, forse non se n'è accorto, ha aperto un pochettino le braccia nel difendere il pallone, l'arbitro non se ne accorge, nemmeno Simone Benenati se ne è accorto, ancora la palla comunque che si spegne in fallo laterale. Ecco, si sono accorti della manata presa in faccia da Andrea Indovina, stanno soccorrendo il numero 90 della Don Bosco. Col passare dei minuti sicuramente aumenterà la voglia della Don Bosco di almeno cercare il pareggio e soprattutto di poter portare in parità il più presto possibile la partita. Ancora Benefico che a mio modo di vedere fino in questo momento è il migliore in campo di tutti i 14 in campo. Ancora fallo laterale, ribattuto, un cambio di fallo laterale. Quindi cambio fallo, fallo laterale battuto da Gibaldi che la scarica su Russo, ancora cerca un 1-2 ma non riesce, non riesce. Ancora palla in avanti, D'Amico che la copre e la fa scorrere in rimessa dal fondo. Palla in avanti, ancora Simone Benenati che la copre, la gira dietro al numero 10 Thomas Benenati, copre bene la palla, cerca lo scarico per centralmente per Russo, ci riesce e subisce un fallo Thomas Benenati da parte del numero 2 del Don Bosco, Cairone Nello, che viene giustamente a mio modo di vedere ammonito da parte dell'arbitro Nuccio Maltese. Quindi calcio di punizione in favore dell'Acquanuova, sulla palla Pino Russo, autore fino in questo momento del gol che ha sbloccato la partita, ribattuta dalla linea difensiva della Don Bosco, ancora parte velocemente Nello Cairone ma viene anticipato benissimo da Salvo Alcolino che cerca Thomas, scambio tra i due, Gibaldi potrebbe calciare in porta, ci ripensa, cerca di saltare due avversari addosso a lui e riesce a liberare la difesa molto bene l'attaccante del, in un ripiegamento difensivo l'attaccante della Don Bosco Lamendola, e nella successiva diciamo così, situazione che si è venuta a creare c'è stato un fallo ed è stato ammonito, non ho visto sinceramente il giocatore, però c'è stata una munizione da parte del signor Maltese ai danni di un giocatore dell'Acquanuova. Ancora la palla sull'out destro, ancora il numero 2 della Don Bosco, recuperano la palla i giocatori dell'Acquanuova con il sempre mobile Gibaldi, prova il calcio in porta, la palla viene deviata, manco a dirlo, dal numero 8 della Don Bosco Andrea Benefico. Gibaldi alla battuta del corner, mette una palla tesa dove non arriva nessuno, palla che è stata deviata da un giocatore della Don Bosco, quindi fallo laterale a favore dell'Acquanuova. Si lotta per il possesso palla, si allunga un pochettino il pallone sul fallo laterale, il numero 2 Cairoli.
quindi fallo laterale a favore dell'Acquanuova, alla battuta Thomas Benedati che cerca il taglio di Gibaldi, ma la palla va docile tra le braccia del portiere. Riparte ancora Andrea Benefico che apre sulla destra per Lamendola. Lamendola cerca di saltare l'avversario, ci riesce, prova a saltarne un altro e viene chiuso. Viene chiuso e a mio modo di vedere c'è stato un fallo prima, l'arbitro ha dato la regola di vantaggio, però non si è conclusa, quindi ha dato battere il calcio di punizione. Giusta come situazione indetta dal signor Maltese, punizione per un mancino, Andrea Benefico sul pallone, lui che è un mancino naturale, vediamo se riesce a fare il, mentre c'è qualche piccola, diciamo così, chiamiamola scaramuccia tra i difensori e attaccanti dell'Acquanuova e del Don Bosco. L'arbitro va a parlare con i due interessati. Tutto a posto, tutto nella norma. Ancora Andrea Benefico in battuta, prova col suo mancino, palla ribattuta dalla barriera. Scimonelli va a copertura del pallone, riesce sempre a coprire bene la palla e si porta la palla quasi sul fondo, cerca, ancora protegge palla fino a quando non arriva un uomo dell'Acquanuova che commette un leggero fallo, quindi l'arbitro si avvede e fischia e ammonisce, sicuramente non per il fallo ma per proteste, Angelino Gibaldi, che sportivamente diciamo così accetta l'ammonizione e dà la mano all'arbitro, quindi anche sportività e anche fair play nella finale del secondo torneo dei quartieri. Ma alla battuta c'è Davide Scimonelli, anch'esso classe 90. È un destro, quindi cercherà di mettere la palla in mezzo, invece no, infatti sbaglia, cerca la porta, cerca il primo palo, ma la palla si spegne sulla rimessa dal fondo. Palla in avanti per Simone Bessi, potrebbe girare e calciare, vediamo se lo fa, no, cerca invece, diciamo così, un passaggio in aria dove nessuno dei suoi compagni arriva, quindi la palla si spegne in rimessa dal fondo. Cairoli prova a lanciare sull'out sinistro Benefio, bravo Gibaldi a recuperare il pallone e l'arbitro si avvede di un calcio di punizione a favore della Don Bosco su fallo probabilmente di prima di Angelino Gibaldi. Calcio di punizione decretato dal signor Maltese a favore della Don Bosco. Sul pallone si accinge il numero 22, Lamendola, che batte il calcio di punizione, battuto il calcio di punizione, palla che si spegne alta sulla traversa. Rimessa dal fondo e time out, quindi un minuto di riposo per entrambe le due formazioni, chiamate alle loro panchine dai rispettivi allenatori e dirigenti.
Mentre vi ricordo, gentili telespettatori, che questa diretta, diciamo così, ripresa della finale del secondo torneo amatoriale dei quartieri è stata, diciamo così, organizzata dal Centro Sportivo USA Sport, coadiuvati da tantissime altre persone che hanno collaborato alla riuscita di questo torneo, e personalmente ringraziamo l'emittente televisiva Canale 66 che ci concede la propria TV, le proprie immagini, quindi ci tenevo a ricordarlo, Canale 66 della famiglia Lentini e del direttore della televisione Michelangelo Lentini. Ancora finito il time out, quindi si riprende la palla, già è sul posto dove dovrebbe ripartire il gioco, quindi se non mi ricordo male dovrebbe essere rimessa dal fondo, vediamo se è vero. D'Amico sul pallone, vicino a sé c'è Miseremini che è entrato in campo. Giuseppe Miseremini, numero 5. Palla battuta da Paolo Franco, che cerca sempre Simone Benenati. Viene anticipato da Andrea Indovina. Palla ancora in fallo laterale. Fallo laterale battuto da Russo, che cerca l'avanti Simone Benenati. Prova a coprire la palla e cerca uno scambio centrale per Gibaldi, che di esterno prova il calcio in porta. C'è stata una deviazione del difensore numero 90 Andrea Indovina, che ha messo la palla in corner. Quando siamo giunti, gentili amici, gentili telespettatori, al quindicesimo circa del secondo tempo, sempre risultato parziale 1-0 per l'Acqua Nuova, il gol, ricordiamo, è stato messo a segno da Pino Russo nel finire del primo tempo. Ancora Andrea Benefico cerca di servire gli avanti della Don Bosco, ma non riesce, però guadagna un fallo laterale dal lato opposto. Sul pallone numero 2 Cairoli cerca di servire l'attaccante Diego Lamendola, non ci riesce, palla ancora in fallo laterale. Fallo laterale battuto dall'esterno della Don Bosco Cairoli. Palla al portiere Paolo Franco e colpisce il filo centrale del campo, quindi palla in fallo laterale. Fallo laterale battuto da Andrea Benefico, scarica su Simonelli, proverà a servire l'esterno destro, infatti ci riesce Cairoli, mette la palla in mezzo ma non c'è nessuno. Quindi palla riportata in avanti da Paolo Franco, ancora Andrea Benefico nella deviazione, guadagnano un fallo laterale gli uomini di mister Benenati. Attenzione, Thomas Benenati si trova a calciare in porta ma viene ribattuto da uno grandissimo Andrea Benefico. Mentre si lotta in questo momento a centrocampo, Pino Russo riesce a recuperare un pallone per Simone Benenati, che si porta la palla sull'auto sinistro, la scarica dietro per Thomas Benenati, che la gira a Paolo Franco. Paolo Franco la gira a Giuseppe D'Amico, D'Amico ancora per Paolo Franco, che prova a servire Gibaldi e ci riesce. Tunnel da parte di Gibaldi con trattenuta da parte di Andrea Benefico, quindi ci sta sia il fallo che la giocata di Angelo Gibaldi. Giustamente l'arbitro Nuccio Maltese ha decretato la munizione per il numero 8 Benefico e quindi la conseguenziale punizione, mentre siamo quasi in una fase di abbastanza, diciamo così, accesa della partita. Parte la punizione sull'out destro, Mancino, Simone Benenati,
Vediamo se cerca il calcio in porta oppure cerca il calcio in porta. Palla che si infrange sulla traversa con deviazione del portiere Parisi, e nello stesso momento ha fatto una buona parata il portiere Giuseppe Parisi, che ha deviato la palla sulla traversa. Poi nel successivo intervento la palla è finita in rimessa dal fondo, battuta già dal portiere Giuseppe Parisi. Ancora viene anticipato molto bene Mario Di Michino da Peppe Miseremini, che gira la palla su Gibaldi, che la fa scorrere dietro al proprio portiere Paolo Franco. Paolo Franco la gira ancora a Miseremini, Miseremini per Thomas Benenati. Thomas Benenati cerca di servire Simone Benenati, che copre bene la palla e guadagna, non guadagna niente. Calcio in porta di Simone Benenati, una gran volée di Mancino, che si stampa anche sulla traversa. Quindi due traverse nel giro di poco tempo per l'Acqua Nuova, e quindi pareggiate anche il conto dei legni da parte dell'Acqua Nuova. Quindi risultato 1-0 per l'Acqua Nuova, però diciamo così, due legni per parte. Ancora in avanti la Don Bosco, reclama un fallo di mano a Don Bosco che non c'è, l'arbitro non si è sentito di fare la punizione. Ancora il Don Bosco che subisce un fallo con Diego Lamendola, stretta di mano tra Pino Russo e Diego Lamendola, quindi punizione in favore della Don Bosco. Calcio di punizione. Sul pallone abbiamo Andrea Benefico, abbiamo Diego Lamendola e Davide Scimonelli. Si sposta in questo istante Andrea Benefico, potrebbe essere anche uno schema, vediamo se è così. Invece no, calcia in porta Lamendola che colpisce un altro palo ed è il terzo per la Don Bosco, mentre riparte il contenuto della Acqua Nuova. Bravissimo in uscita il portiere Giuseppe Parisi. Parisi ancora in avanti l'Acqua Nuova, Benenati cerca di girarsi ma non riesce per l'intervento del difensore. Ancora la palla spazzata in avanti dalla Don Bosco, Benenati cerca di mettere ordine scambiando con Russo, che apre sulla sinistra dove non c'è nessun uomo con la maglia fucsia. Ancora il numero 2 del Don Bosco che cerca di districarsi, ma la palla finisce in fallo laterale. Fallo laterale battuto da Scimonelli per Andrea Benefico, salta con una finta Simone Benenati, però la palla rimane lì al centrocampo dove si lotta. Lamendola viene anticipato da Pino Russo ma guadagna un fallo laterale. Invece no, no, c'è fallo laterale, giusto, giusto, fallo laterale a favore del Don Bosco. Salta Lamendola facendo fallo. Mentre c'è questa situazione di, diciamo così, di stanga della partita, in questo istante Benenati prova a girarsi, ma il sempre presente Andrea Benefico, che praticamente salta quasi sempre i propri diretti avversari, palla a Mario Di Michino che cerca di coprirla a centrocampo, ci riesce, non si avvede di una forza, di una trattenuta da parte di Thomas Benenati, e c'è il difensore della Don Bosco, Benefico. Gibaldi fa scorrere la palla per D'Amico, D'Amico fa scorrere la palla per l'angolo
Sì, c'è stato il calcio d'angolo assegnato dall'arbitro, giusta la decisione, perché c'è stata una deviazione prima, quindi i giocatori dell'Acquanova erano convinti che la palla fosse sua, l'hanno fatta scorrere su rimessa dal fondo, invece l'arbitro ha dato il calcio d'angolo. Serie di, diciamo così, di spinte a centrocampo. Palla in fallo laterale, si sta un pochettino surriscaldando la partita. Benefico prova da lontano, ma anche in questo caso pronto Paolo Franco, e fa la palla, riesce a mettere, a far sua la palla, e prova il solito rinvio. Attenzione, Thomas Benenati. Allora, sul rinvio del portiere dell'Acquanova, Paolo Franco, svirgolato da parte del difensore del Don Bosco, palla che lembe scorre nei piedi di Thomas Benenati, che fa il 2-0 spiazzando praticamente il portiere Giuseppe Parisi, che nulla a mio modo di vedere poteva fare su questa azione. Quindi risultato che, diciamo così, prende più forma per l'Acquanova, il 2-0 ad opera di Thomas Benenati, che è stato autore del secondo gol per l'Acquanova, quindi diciamo che ha messo un pochettino in ghiaccio la partita. Quando possono mancare all'incirca un 5-6 minuti alla fine della gara, quindi diciamo che il risultato in questo momento vede l'Acquanova vincere 2-0 contro il Don Bosco. Prova la Don Bosco subito una reazione, ancora con Davide Scimonelli, che in girata prova a far gol, ma è bravo anche in questo caso Paolo Franco. Calcio d'angolo, Lamendola, e palla che esce alta sulla traversa. Abbiamo, diciamo così, sentito che l'arbitro ha dato 2 minuti di recupero, quindi quei 5-6 minuti che finivano non erano veritieri, mi scuso per questo. Ancora Thomas, solo tentativo di rigore, cerca di saltare il portiere difensore, prova il pallonetto, 3-0 e diciamo così quasi la fine dei giochi, se non definitivamente. Ancora Thomas Benenati, ancora un lancio lungo da dietro, se diciamo così, a mio modo di vedere non è messa bene la linea difensiva della Don Bosco, quindi lasciato solo Thomas Benenati, che sigla il terzo gol per l'Acquanova. Mentre c'è un cambio per l'Acquanova, esce Simone Benenati, entra un altro Benenati col numero 20, se non vedo male, quindi cambio nelle file dell'Acquanova, entra Benenati Omar ed esce Simone Benenati. Risultato, come abbiamo detto, che è passato sul 3-0. Ancora Gibaldi cerca di mantenere il pallone in gioco, c'è un cambio, esce per l'Acquanova Pino Russo, l'autore del primo gol, ed entra Peppe Salonia col numero 9, Giuseppe Salonia col numero 9. Ancora palla in avanti, Benefico cerca di superare il diretto avversario, in questo caso Gibaldi, prova ma non ci riesce, palla in fallo laterale. Fallo laterale battuto da Gibaldi. Gibaldi mette la palla a Omar Benenati, che cerca di calciare in porta, ma la palla si spegne alta sulla traversa. Parisi, rimessa dal fondo, palla per D'Amico, che la gira al proprio portiere Paolo Franco. Paolo Franco per Nino Benenati, che è subentrato, quindi l'arbitro decreta la fine della partita con la conseguenziale vittoria della squadra Acquanova di mister Benenati Giovanni. E quindi, gentili telespettatori,
finisce qui dopo una lunga stagione estiva. La finale viene vinta dall'Acqua Nuova con il risultato di 3-0. I marcatori sono stati Pino Russo, Thomas Benati per ben due volte, quindi 3-0 per la squadra, la formazione dell'Acqua Nuova. Onore alla squadra Don Bosco che ha ben figurato in questa finale, quindi complimenti al presidente della squadra Don Bosco. Quindi finisce qui, ma non finisce la serata perché passiamo al tavolo della premiazione con l'amico Michelangelo Lentini e con tutti i partecipanti al torneo. Quindi grazie per averci ascoltato, buona serata a tutti.